Buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura la cronaca è durata quasi 6 ore, l'autopsia sui corpi dei 3 operai morti nell'esplosione del 21 dicembre alla Sabino Esplodenti di Casalbordino. Nel pomeriggio poi si sono tenuti anche i funerali di 2 delle 3 vittime, mentre proseguono le indagini condotte dalla Procura di Vasto. Vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. È durata quasi 6 ore l'autopsia sui corpi di Carlo Spinelli, 54 anni di Casalbordino, Paolo Pepe, 45 anni di Pollutri e Nicola Colameo, 45enne di Guilmi, i 3 operai morti 3 giorni fa in seguito all'esplosione avvenuta all'interno del sito della Sabino Esplodenti di Casalbordino. È stato il medico legale Pietro Falco, anatomopatologo della ASL di Lanciano Vasto Chieti, ad effettuare questa mattina presso l'Istituto di Medicina Legale di Chieti l'esame autoptico. La durata è stata un po', diciamo, i tempi un po' si sono prolungati perché abbiamo dovuto ripetere alcune operazioni con il personale RIS dei carabinieri e quindi questo un po' ha ritardato. Ovviamente anche la stessa ricomposizione dei corpi ha comportato ovviamente quello che potete immaginare. Adesso l'esito degli esami autoptici, chiaramente dobbiamo riferirli al magistrato, anche dobbiamo aspettare i risultati degli esami radiografici e tossicologici e quindi dobbiamo ancora aspettare questi dati. Noi abbiamo trovato chiaramente, diciamo così, dei corpi che sono stati sottoposti sicuramente ad un'azione lesiva importante, tanto da determinare il depezzamento delle povere vittime. Sul piano metodologico abbiamo fatto appunto intanto gli esami radiografici con le TAC e adesso ci sono da fare gli esami tossicologici. Intanto questa mattina si è tenuto un nuovo sopralluogo sul sito dove c'è stata l'esplosione da parte del procuratore capo della Repubblica di Vasto, Giampiero Di Florio. Nel pomeriggio si sono tenuti i funerali di Carlo Spinelli e Paolo Pepe, mentre domani sarà la volta delle esequie di Nicola Colameo. E la tragedia di Casalbordino lascia aperti tanti interrogativi che chiaramente forze dell'ordine e Procura di Vasto cercheranno di risolvere e a cui cercheranno di dare una risposta. Tra questi interrogativi c'è anche quello sui razzi segnalatori navali che sarebbero stati, secondo le prime indiscrezioni, i detonatori dello scoppio che poi è costato la vita ai 3 operai lunedì pomeriggio. Andiamo a vedere insieme come funzionano questi razzi e come vengono smaltiti nel servizio. Siamo con Luca Mincarini della Lega Navale Italiana di Pescara per parlare di questi che impropriamente sono chiamati razzi di segnalazione che sono usati in mare. Se ne è parlato purtroppo nelle ultime ore per la drammatica vicenda accaduta a Casalbordino. Vogliamo far vedere ai nostri telespettatori come funzionano, come sono fatti? Sì, buongiorno a tutti. Allora, queste sono dotazioni visive, luminose, che fanno parte di tutta la famiglia delle dotazioni di sicurezza che ogni persona che esce con un natante o un'imbarcazione in mare deve avere a bordo. Nello specifico queste sono quelle entro le 3 miglia. Sono dei normalmente definiti razzi di segnalazione, ma sono chiamati fuochi sia a mano che, come in quest'altro caso, fuochi a paracadute. Sono dei dispositivi di segnalazione che servono soprattutto per far vedere la propria posizione quando ci si trova in difficoltà o quando si è entrati in modalità di sopravvivenza, abbandonando la barca, l'imbarcazione, la nave e salendo sopra la zattera. Queste qui sono delle dotazioni che servono soprattutto per essere visti quando il soccorritore è già vicino a noi. Questo è il fuoco a mano, emette una luce rossa. Questa luce rossa è molto intensa, quindi è sempre consigliabile non vederla. E durante la fase in cui avviene l'innesco, si crea una luce rossa molto forte, ma vengono create anche le scintille, quindi il consiglio è anche di utilizzare e avere a bordo un guanto ignifugo. E questa fa una luce rossa che dura una 60 secondi all'incirca e può essere vista da 6 miglia. Queste
Quest'altra invece quest'altro segnale luminoso è un fuoco a paracadute. Questo fuoco a paracadute serve per far vedere la propria posizione quando invece i soccorritori sono lontani da noi, che siamo in pericolo. Parliamo di segnalatori che hanno una bassa potenza, Mincarini, sono leggeri nella loro... La carica che è all'interno non è esagerata, non è potentissima, anche perché altrimenti metteremmo a repentaglio anche la sicurezza di tutto l'equipaggio e dell'imbarcazione stessa. Sono piccole cariche che servono a innescare proprio il segnale luminoso. Il problema è quando vengono stoccate per essere smaltite, che essendone tante, poi se ne parte uno, conseguentemente partono anche tutti gli altri fuochi a mano o a paracadute che devono essere smaltiti. Uno dei problemi maggiori è proprio lo smaltimento, cioè il diportista, colui che naviga per diletto, anche quelli che navigano su imbarcazioni commerciali o per lavoro, alla scadenza dei 4 anni hanno il problema di dove smaltirle. Se ci si reca presso i negozi da cui li acquistiamo, possiamo essere messi in contatto con delle aziende che si occupano proprio nello specifico di questo, come per esempio l'azienda appunto di Vasto. Cioè, da quello che so io, l'azienda di Vasto è un po' quella più grande, perché poi tutte le altre piccole aziende si appoggiano a loro. Hanno un costo di smaltimento, se non erro, sui 2 euro al pezzo. Molte volte però succede che qualche diportista indisciplinato, pur di non spendere soldi o per non avere la rogna, la seccatura di recarsi presso queste strutture per smaltirle, li abbandona anche nel semplice cassonetto dell'immondizia. Voltiamo pagina, adesso l'emergenza Covid, sono 223 i nuovi casi accertati oggi nella nostra regione, percentuale di positivi sui test pari al 4,35%, il numero delle vittime aumenta di 5, mentre calano sia i ricoveri che le terapie intensive. Allora vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Sono 223 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nella giornata di oggi, vigilia di Natale, nella nostra regione. Casi di età compresa tra 1 e 93 anni. Un risultato che viene fuori dall'analisi di oltre 5.000 tamponi, per la precisione 5.119, che restituiscono una percentuale di positivi sul numero di test processati pari al 4,35%, in linea con l'andamento degli ultimi giorni. Dei 223 risultati aver contratto il virus, 67 fanno riferimento alla ASL aquilana, 71 a quella teatina, 27 a quella pescarese e 55 a quella teramana, mentre 3 sono i casi per i quali la residenza è ancora da accertare. Sono 5 invece le vittime, delle quali 2 che però fanno riferimento alle giornate scorse e che sono state però comunicate ufficialmente dalle aziende sanitarie soltanto oggi. Aumentano i guariti, che superano quota 21.000, attestandosi a poche ore dalla festività natalizia a quota 21.248, con un aumento di 543 unità rispetto a ieri. Calano gli attualmente positivi, che scendono di 325 unità e adesso sono 11.694, così come scende il numero di persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Sono 306 in meno e il decremento porta il numero complessivo a quota 11.168. Buone notizie anche per quanto riguarda gli ospedalizzati, che scendono complessivamente di 19 unità. 15 in meno coloro che sono ricoverati in reparti dell'area medica, mentre 4 in meno sono coloro che sono ricoverati in reparti di terapia intensiva. Complessivamente sono 491 le persone in terapia non intensiva, mentre dopo questo ulteriore e leggero calo arrivano a 35 quelli in terapia intensiva. Usura, riciclaggio e traffico di droga. La Guardia di Finanza è impegnata a 360 gradi nella prevenzione e repressione dei fenomeni criminali anche in questo periodo di pandemia. Il servizio di Infomedia News. Guardia di Finanza in campo e in prima linea sin dai primissimi momenti di questa pandemia, un'attività che però non si è mai fermata, tante le azioni messe in campo proprio dalla Guardia di Finanza e i controlli che ovviamente nel periodo natalizio, praticamente alle porte, sono già aumentati. Questo 2020 chiaramente è stato caratterizzato, diciamo, da un'emergenza dovuta alla pandemia, da questo virus, e quindi fin da subito la Guardia di Finanza si è dovuta riconvertire
ha dovuto indirizzare la propria attenzione su attività specifiche. Naturalmente adesso si sta studiando anche tutto il fenomeno economico e sociale legato a questa pandemia, in particolare la Guardia di Finanza si sta indirizzando verso quei nuovi fenomeni che possono derivare da gestioni illecite delle risorse che vengono stanziate. La nostra attenzione è verso le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata che, approfittando del particolare momento di difficoltà finanziaria, quindi di liquidità, per motivi speculativi o perché intendono inserirsi nelle compagini aziendali, societarie in difficoltà, potrebbero venire a danneggiare quella che è la concorrenza sana. Poi comunque la nostra attività è proseguita anche sotto altri settori, quali quelli naturalmente i controlli fiscali, che sono stati rimodulati, si pone l'attenzione verso le forme di frodi più insidiose, verso quelle situazioni che presentano, che sono maggiormente lesive per gli interessi dello Stato e che comunque in questo momento necessitano di una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione finanziaria. Abbiamo proseguito sotto il profilo del traffico e coltivazione degli stupefacenti, abbiamo avuto anche qui in Abruzzo esempi recenti di servizi svolti anche grazie alla componente aerea di Pescara, quindi del regionale Abruzzo, abbiamo individuato delle coltivazioni di canapa indiana, proprio di ieri è un servizio di Chieti, svolto da Chieti, sul ritrovamento di una discarica abusiva, attività a tutela del territorio e dell'ambiente. Anche la Confcommercio di Pescara è al fianco della FIPE e dei pubblici esercizi in questo momento di grande difficoltà, chiaramente la pandemia e soprattutto le restrizioni per contenerla hanno gravemente danneggiato le attività economiche. Vediamo il servizio. Confcommercio Pescara e FIPE proseguono la loro sensibilizzazione sul momento che stanno attraversando i pubblici esercizi anche nella nostra regione, nella città di Pescara in particolare, un momento difficile che prosegue e che soprattutto si avverte nel periodo di Natale, Padovano. Si avverte in questo periodo particolarmente, un periodo dove le aziende del food, mi riferisco a tutta la filiera della FIPE, bar, ristoranti, alberghi, discoteche, gastronomia eccetera, erano un momento fondamentale perché chi doveva preparare i cenoni, chi organizzava il Natale all'interno delle infrastrutture, e noi siamo rimasti, queste categorie sono rimaste a piedi. In questo momento particolare francamente non ci siamo riusciti a capire i motivi per cui una filiera di questo settore sia dovuta arrestare le presenze all'interno delle proprie attività. A soffrire sono soprattutto i ristoranti, Padovano. Chi ha aperto, facciamo un esempio, un'attività un anno fa, oggi ha ricevuto i ristori? Allora, questo è un problema che noi abbiamo posto ai nostri parlamentari a livello nazionale e forse loro non hanno ascoltato bene le nostre urla, che poi li vogliamo definire urla, li vogliamo definire suggerimenti. Un'attività, bar, ristorante, discoteca, che ha aperto l'attività il 1 gennaio 2020 ed è entrata in pandemia dall'8 marzo, i ristori non sono andati a quelle attività aperte il 2020. Perché? Perché nel decreto, nel DPCM, stava scritto che possono beneficiare di un ristoro in base al fatturato del 2019. Questo è un problema, vero. Finché i primi due mesi dell'8 marzo al 5 giugno si poteva anche superare, ma adesso perdere un ulteriore ristoro, io credo che sia un'ingiustizia nei confronti di quelle attività che hanno avuto il coraggio nel 2020 di aprire l'attività. Io credo che su questo momento nel decreto mille proroghe va inserito questo emendamento che consente a tutte le attività aperte dal 2020, perché non hanno uno storico del fatturato del 2019, di beneficiare attraverso il proprio fatturato. Può prendere riferimento a un fatturato nel mese di maggio-giugno e da lì, ma non è Padovano la Confcommercio che deve dire come. Loro devono dire, devono mettere il fare, mettere in piedi un'iniziativa parlamentare che risolva questo problema.
Restiamo a Pescara, è online il virtual tour della città, è possibile dunque visitare Pescara virtualmente con un click da ogni parte del mondo e con qualsiasi dispositivo, è possibile anche entrare all'interno dei negozi per acquistare i loro prodotti. Sentiamo come presentano questa iniziativa il sindaco di Pescara Carlo Masci e l'assessore al commercio sempre del comune di Pescara Alfredo Cremonese. Pescara oggi si proietta nel mondo con questa immagine meravigliosa, invito tutti quanti i cittadini e non a visitare all'interno del sito del comune la pagina Pescara 360 gradi Experience, perché tutti quanti potranno entrare in un mondo virtuale e vedranno una Pescara che non hanno mai visto, bellissima. Accanto a questa operazione, che quindi è una grande operazione di pubblicità e di marketing territoriale, si abbina anche un'operazione commerciale. I nostri commercianti potranno far vedere le loro vetrine in tutto il mondo, non solo, si potrà entrare nei negozi che sono convenzionati con shopping e live e si potrà addirittura acquistare merce. Quindi davvero un prodotto innovativo, forse siamo gli unici in Italia ad aver creato un prodotto del genere. Siamo allo sport, calcio di Serie B in primo piano, seduta mattutina per il Pescara che ieri ha svolto il lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro il Brescia, mentre oggi Breda ha iniziato a studiare l'avversario di domenica che è la Virtus Entella del tecnico abruzzese Vincenzo Vivarini. È rientrato in gruppo l'esterno mancino Masciangelo, intanto il presidente del Delfino Pescara Daniele Sebastiani ha fatto il punto sull'arrivo di un attaccante, parlando anche della ricognizione fatta da una delegazione biancazzurra qualche giorno fa a Silvi per il campo sportivo d'allenamento. Vediamo. Si avvicina il mercato, insomma, state già pensando all'attaccante da affiancare a Seter? Tornano i soliti nomi, Dionisi, ma non solo. Ma non è una novità, io credo che l'abbia detto in più di un'occasione, noi dobbiamo lavorare lì, cercare di farlo il prima possibile per non aspettare tempi lunghi e cercare di prendere un giocatore che stia giocando in questo momento, quindi che abbia la preparazione fatta e che non sia fermo da mesi, quindi cercheremo di portare a Pescara uno o due attaccanti che possano affiancare i nostri, senza dimenticarci che a fine gennaio, se tutto va bene, riavremo anche Asensio. Che aveva un po' anticipato la mia domanda, le stavo per chiedere se Asensio tornerà al Genoa, invece dovrebbe rimanere al Pescara. E perché dovrebbe tornare al Genoa? Asensio mica, se un giocatore si fa male non è che lo buttiamo al mare, noi abbiamo riposto tanta fiducia in Asensio e in Seter. Seter magari voi non lo conoscevate, tanti non lo conoscevano, noi eravamo convinti di aver preso un buon giocatore e lo sta dimostrando e Asensio lo dimostrerà. Resta questa buona prestazione del Pescara dopo l'ottima prestazione con il Brescia, dopo il buon punto di Pisa, è un po' cambiato il vento, Presidente? Ma il Pescara sta facendo quello che doveva fare dall'inizio, perché se avessimo giocato le partite in questa maniera probabilmente saremmo in una posizione di classifica più tranquilla e staremmo parlando di altro, però per fortuna c'è tempo, però non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo uscire dalle sabbie mobili della classifica, cercare di rialzarci il prima possibile. Domenica c'è questa gara di Chiavari, guai a pensare ad una partita semplice, non è sicuramente una formazione allo sbando? Assolutamente no. L'Entella è una squadra forte, anche loro hanno diversi giocatori fuori e quindi anche loro come noi sono stati un po' sfortunati, però noi dobbiamo giocare come se andassimo a giocare contro la Salernitana, perché se andiamo a Chiavari pensando che giochiamo contro l'ultima della classe non andiamo da nessuna parte, quindi non abbiamo fatto nulla e dobbiamo essere cattivi come lo siamo stati nelle ultime partite. Per chiudere un'ultimissima battuta, Presidente, il comune di Silvi è pronto ad ospitarvi sui loro campi, è così? No, noi siamo andati a fare una ricognizione perché c'è questo bando che hanno tirato fuori loro, se ci sarà la possibilità siamo a disposizione. Silvi, che una volta era stato individuato come centro per un possibile centro sportivo del Pescara. Sì, poi non se ne fece nulla perché non ci diedero le autorizzazioni, noi avevamo praticamente fatto tutto in quell'occasione, poi non si poteva fare, non mi ricordo quale fu il cavillo amministrativo per il quale non si poteva costruire questo centro nel posto che avevamo individuato,
però Silvia è sempre una città che è stata sempre molto vicina a Pescara, ci sono tanti tifosi di Silvi che vengono allo stadio, speriamo di rivederli il prima possibile, appena sarà possibile riportare i tifosi allo stadio, e quindi sarebbe anche un modo per magari portare la squadra anche nei posti dove ha i propri tifosi. Se sarà possibile, noi, ripeto, siamo pronti. E restando al Pescara, c'è una variazione dell'orario per quanto riguarda la gara fra Pescara appunto e Cosenza, valida per la 16ª giornata d'andata del campionato di Serie B. La partita, che è in programma il 30 di dicembre, fa sapere la Lega, si giocherà alle ore 15 anziché alle ore 18 come inizialmente previsto. E adesso parliamo invece di Serie C del Teramo. La sconfitta di Bisceglie ha il gusto amaro della certificazione di un periodo problematico, ma che ha radici lontane. Gestione e scelte tecniche hanno portato a dimenticare la squadra che pure aveva impressionato ad inizio della stagione. Sentiamo Jacopo Forcella. La sconfitta di Bisceglie all'ultima prima delle vacanze, oltre che essere la terza battuta d'arresto del Teramo in stagione, conferma gli interrogativi sinistri che già da qualche tempo ruotano attorno alla squadra di Massimo Paci. La flessione c'è stata ed era anche inevitabile che ci fosse dopo una partenza folgorante che aveva lasciato molti, se non tutti, a bocca aperta. E probabilmente la partita contro la Ternana, alla quale il diavolo arrivava non da favorita, ma non certo da vittima sacrificale, tutt'altro, ha rivoluzionato completamente il mondo biancorosso. Non per la sconfitta, sia chiaro, perché il Teramo aveva perso qualche giorno prima anche a Catanzaro, quanto perché alla prova del 9 ha dimostrato quanto la posizione in classifica fosse frutto di una serie di circostanze favorevoli che si incastravano con una condizione atletica spaventosa. I 90 minuti deliberati fecero capire che quei punti di distacco che separavano allora le due formazioni erano bugiardi, troppo più completa la Ternana in ogni zona del campo, nei rincalzi, ma soprattutto in una mentalità che si costruisce con i successi e con la gestione del gruppo. E qui entrano in gioco alcune scelte di Paci, che da lì in poi in alcuni reparti si è incaponito su alcuni elementi senza ruotare, in altri ha ruotato senza che ce ne fosse realmente una motivazione, quasi come se il campo non contasse più, come se le scelte fossero fatte a prescindere. Bombaggi preferito costantemente a Mungo, Santoro inamovibile anche con qualche acciacco con Arrigoni a costo di svilire Viero, a Bisceglie spostato in maniera innaturale nei tre d'attacco, la costante rinuncia a rotazione a sinistra in difesa, così come le apparizioni e sparizioni di Iotti, di Francesco Cappa, Celentano, per poi arrivare al disastro Piacentini, un'opera di autolesionismo generata all'interno e che nessuno, comunque la si veda in società, ha saputo gestire, ovunque stiano le responsabilità. Errato non rinnovare il giocatore in estate, errato metterlo fuori rosa, errato pensare di poterlo sicuramente piazzare a gennaio, errato pensare che chi lo prenderà sborserà quanto il Teramo chiede, insomma un vero disastro, così come la ricompra del Sassuolo potrebbe assicurare al Teramo per Pietro Cianci una cifra però già stabilita e che non dovrebbe variare poi di tanto a seconda delle reti, perché in fondo sul giocatore non credeva nessuno e quando ha cominciato a segnare nessuno ha voluto ammettere che c'era la società nero-verde dietro. Magari il direttore sportivo Sandro Federico, il tramite col Sassuolo, proverà a strappare una cifra leggermente superiore, ma è certo che quello che sta accadendo con i procuratori, casi dei rappresentanti di Birligé e Martignago al collegio di garanzia del CONI, con molti componenti dello spogliatoio, non possono che giustificare un capitombolo come quello di Bisceglie, ultimo tassello di una difesa che fino a qualche settimana fa sembrava dovesse diventare protagonista in Europa quanto a imperforabilità, e adesso viene costantemente bucata, anche perché Lasic e Diakité, recuperati in extremis, sono stati buttati in campo appena c'è stato l'ok dello staff sanitario. Chiudere il 2020 in questo modo sul campo fa male. Il Teramo tuttavia per ripartire deve fare chiarezza al proprio interno, forse a tutti i livelli. I risultati, quelli di inizio stagione, torneranno di conseguenza. E chiudiamo con gli auguri di Natale, i miei personali e quelli di tutta la redazione e la proprietà di TV6, a voi che ci seguite con tanto affetto da casa, e andiamo ad ascoltare anche il messaggio di Natale dell'Arcivescovo della Diocesi Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, e del Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio. Ancora una volta buon Natale a tutti. Eccellenza, qual è il messaggio di questo Natale? Un Natale diverso dagli altri, un Natale ancora più sentito per le tante difficoltà che si stanno attraversando?
No, è un Natale che ci chiede di riflettere, di pensare, finalmente di avere tempo a disposizione per pensare, riflettere, pregare, pensare alla nostra vita interiore, perché abbiamo tutti una vita interiore da coltivare, e che molte altre volte, forse tanti altri Natali, non abbiamo potuto coltivare. Questo è il tempo in cui forse ci è permesso di fare con più serenità, per aggrapparci alle dimensioni della fede, alla dimensione della speranza. Ecco, la speranza che la memoria storica della nascita di Gesù e l'attesa del suo ritorno nella gloria, quando verrà Signore del cielo e della terra, a guarire tutte le malattie, a guarire tutte le sofferenze e a risuscitare tutti i morti, possa essere realmente quella speranza che alberga nel nostro cuore. Una pandemia, eccellenza, che ha portato anche tanta povertà in più, tanti nuovi poveri, lo testimoniano anche i dati che sono stati resi noti nei giorni scorsi dalla Caritas diocesana. Ma questo è un fenomeno a cui stiamo assistendo ormai dal mese di febbraio-marzo, perché immediatamente le persone più fragili, le persone più deboli hanno avuto subito problemi di vario genere, di vario tipo. Io penso per esempio a molti che non avevano lavoro, cioè già quella era una situazione di precarietà, ma magari qualcuno si arrangiava facendo lavoretti, diciamo così, anche di poco conto, ma pur guadagnando qualche cosa per la propria vita, per la propria esistenza e per la propria famiglia. Questo non c'è stato più, e quindi in realtà alla fine il numero delle persone che chiaramente hanno dovuto trovare una soluzione ai loro problemi è aumentato a dismisura. Credo che sia nostro dovere personale aiutarli, forse nel silenzio e forse nella discrezione, perché ripeto, la carità non la si può delegare a una struttura, la carità è un fatto personale di ciascuno di noi. L'augurio dell'arcivescovo della diocesi di Pescara Penne, l'auspicio anche per il nuovo anno. L'augurio è che l'anno nuovo ci porti finalmente qualcosa di buono da un punto di vista scientifico e medico, il vaccino, una cura, qualsiasi altra cosa che ci possa far uscire da questo tunnel grigio e buio. E poi la benedizione e la preghiera, veramente, perché nel cuore di tutti alberghi un po' di serenità, un po' di pace e di tranquillità, soprattutto pensando che l'Emmanuele, il bambino che contempleremo nella grotta di Betlemme, è ancora il Dio con noi, il Dio che sta in mezzo a noi, anche nelle sofferenze, anche nelle difficoltà, anche nelle fatiche. Il Signore non ci lascia, non ci abbandona. È stato un anno difficile per tutti noi, mai avremmo pensato di doverci confrontare con una pandemia mondiale come questa del Covid-19, che è ancora imperversa, che ha colpito duramente molte famiglie, ha minato le fondamenta del nostro sistema sanitario e di quello economico. Ci ha messo alle prese con grandi difficoltà a causa delle chiusure cui siamo stati costretti per arginare i contagi. È una sfida difficile che ci ha messo a dura prova, ma non in ginocchio. Non è ancora stata vinta, malgrado gli sforzi e i sacrifici fatti, e anche se proprio in questi giorni l'arrivo del vaccino ci lascia sperare di poterla vincere presto, nei prossimi mesi. Per questo l'augurio che vi rivolgo quest'anno è tutto meno che un augurio di circostanza, è un augurio che viene dal cuore. Forse mai come adesso, malgrado il distanziamento sociale a cui siamo costretti, ci sentiamo tanto vicini, abbiamo tanto bisogno di solidarietà, tanta consapevolezza di come affrontare questa emergenza tutti insieme, come popolo, come comunità, riscoprendo, come abbiamo fatto, facciamo e faremo, il valore della solidarietà, l'importanza del volontariato, dello stare insieme, di essere uniti ed essere più forti delle avversità. A tutti pertanto auguro un 2021 migliore di questo anno 2020, compresa la comunità degli abruzzesi nel mondo, che voglio salutare con particolare calore. Anche loro hanno vissuto e stanno vivendo come noi questa pandemia, che è globale, riguarda tutti e non esclude nessuno. Sarà un Natale che molti, troppi, passeranno in solitudine, separati dalla famiglia, ma dobbiamo viverlo lo stesso in serenità, per ritemprarci e prepararci ad accogliere il prossimo anno con il passo giusto. Molto dipenderà
da noi, dal rispetto delle regole, dalla consapevolezza e dalla serietà che ci metteremo. A nome della Regione Abruzzo e mio personale vi rivolgo un grande abbraccio, con l'auspicio che ci si possa tornare ad abbracciare per davvero in presenza fisica tutti quanti al più presto.